Non è un campo minato, non è una discarica né un percorso ad ostacoli, ma è la nostra città resa invisibile da un'amministrazione comunale arrogante e cieca che ha fallito su tutto. Le parole del vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari sono affilate e la bocciatura della cattiva gestione di Pescara non riguarda solo il centrodestra, ma anche la precedente amministrazione di centrosinistra. Abbiamo delle voragini sulle strade. Sembrano davvero delle strade bombardate, un manto stradale bombardato, ma non solo in periferia, ma anche nella centralissima, il quadrilatero centrale qui vicino a Corso Umberto, addirittura area pedonale. Abbiamo un manto stradale completamente dissestato che rende anche difficile e preoccupante la percorrenza soprattutto di anziani e di bambini, anche la passeggiata. Ma da qui andiamo agli allagamenti, la città ogni volta che piove si allaga ed è pazzesco, tutti i lavori che sono stati fatti si sono rivelati inutili, soprattutto l'area di Porta Nuova, allagamenti che danneggiano gravemente l'economia dei negozi perché non ce la fanno più ad andare avanti. Andiamo sulla viabilità, è una città che pensa solamente a fare multe ai cittadini. Io dico, non è possibile, è incomprensibile che se una macchina si arresta dopo 2 centimetri dalla linea di arresto, becca la multa delle cosiddette telecamere trappola. Nell'analisi delle criticità viene annoverata anche la sporcizia con i cassonetti stracolmi di rifiuti e dunque con un servizio che, stando sempre alle parole di Pettinari, non funziona. Una sporcizia diffusa, ci servirebbe più fototrappole e lì davvero multare i cittadini incivili che danneggiano e sporcano la nostra città. Il capolavoro dell'inefficienza incalza ancora Domenico Pettinari, resta però Viale Marconi che ha scontentato tutti, dai commercianti ai residenti. E resta poi la questione della sicurezza. Non solo le periferie, dove si parla anche di mafia, inchieste di mafia che ci parlano delle piazze di spaccio più importanti del centro Italia, ma il quadrilatero centrale, il famigerato via Corso Vittorio Emanuele, via Quarto de Mille, piazza Santa Caterina, ma non solo, via di Amicis, abbiamo una situazione preoccupante. Avevamo chiesto una postazione fissa di polizia locale, ce l'hanno dato per qualche settimana, già l'hanno tolto, è pazzesco, i commercianti non ce la fanno più, balordi, spacciatori che infastidiscono, rendono difficile la zona. Per arrivare all'area di risulta, in conclusione devo dire che spendere 48 milioni di euro per realizzare un nuovo palazzo della regione nell'area di risulta, dove andrebbero fatto solo un grande polo attrattivo, e lasciare in abbandono 2 edifici di proprietà, Viale Bovio e via Raffaello, che potrebbero essere ristrutturati a molto meno, grida vendetta.